Ciao a tutti, in questo tutorial vedremo come decorare un oggetto in legno come questo. Prima di iniziare vediamo l'occorrente, ci serve un cacciavite, un primer per far aggrappare il colore al legno, dei colori acrilici, noi realizzeremo un rosa antico sfumato con il bianco e questo lilla, la colla vinilica per incollare il ritaglio e poi alla fine la vernice lucida o opaca a seconda di come preferite. Per prima cosa abbiamo eliminato tutte le parti removibili dell'oggetto e abbiamo tolto anche tutte le cerniere, perché in fase di decorazione potrebbero rappresentare un problema. Mi raccomando, mettetele ad esempio nei cassettini o comunque in un posto dove vi sia facile ricordare. Detto ciò, abbiamo poi proceduto a grattare la superficie dell'oggetto con un po' di carta abrasiva. Questo perché una superficie non perfettamente liscia e un po' ruvida potrebbe creare dei problemi nel momento in cui andate a stendere l'acrilico. Quindi con un po' di carta abrasiva o una spugnetta come questa andate a grattare la superficie finché secondo voi non è perfettamente liscia, quindi da garantirvi un lavoro ottimale. Aggrappante, andate a ricoprire l'intera superficie del supporto, soprattutto se, come nel nostro caso, è leggermente danneggiato. Il primer vi andrà a riempire i pori del legno e eventuali rotture, in questo modo avrete una superficie perfettamente piena su cui lavorare. Ok, a questo punto abbiamo finito l'applicazione dell'acrilico lilla e dobbiamo semplicemente aspettare l'asciugatura perfetta del prodotto. Ci potrebbero volere anche un paio di ore, anche a seconda del prodotto che abbiamo utilizzato. Come vedete ci sono delle macchie un po' più chiare, qui e soprattutto dove abbiamo applicato il primer. Comunque non preoccupatevi perché potete dare tutte le mani che volete a seconda dell'effetto desiderato. A me anche questo effetto un po' anticato, un po' antichizzato con delle macchie di colore sinceramente non dispiace. Comunque poi andremo ad applicare il rosa antico miscelato al bianco e quindi poi queste macchie si andranno ad amalgamare al colore successivo. Ok, abbiamo aspettato l'asciugatura completa dell'acrilico e questo è il risultato, ovviamente solo il primo passaggio. Adesso possiamo passare all'applicazione del rosa antico miscelato al bianco con dei tamponi come questi. E li abbiamo dapprima inumiditi in modo che l'acrilico risulti diluito e non sia troppo pesante. Fate così. Per non avere, in questo modo non avrete troppo colore sul tampone, tanto lo si usa subito. E in questo modo procediamo.
abbiamo finito di carteggiare la parte dello specchio, abbiamo ottenuto questo effetto shabby chic, l'abbiamo fatto anche nel retro, non in tutto perché altrimenti creerebbe un effetto un po' troppo, come si dice, ridondante. Dopo che abbiamo finito di carteggiare la specchiera, possiamo procedere alla colorazione dei cassettini con il rosa antico. Thank you.